E insieme abbiamo deciso di arrivare a questo appuntamento dopo un confronto con le nostre categorie, con lavoratrici, lavoratori, pensionati, pensionati, categorie del pubblico impiego, categoria dei pensionati, categorie che lavorano negli appalti della sanità, confronto che è durato qualche settimana da quest'estate ad oggi, dove abbiamo messo insieme le tante criticità che purtroppo registriamo nei servizi sanitari e che purtroppo aumentano con il passare dei giorni e con il passare delle ore. Questa nostra conferenza è frutto di questo confronto, è frutto di tutte le cose, delle criticità, dei problemi, dei disservizi che registriamo nell'ambito sanitario e che abbiamo voluto oggi con questa iniziativa esplicitare per rimettere al centro il diritto alla salute e mettere al centro il diritto ad una sanità pubblica, universale e efficiente ed efficace che possa rispondere ai bisogni dei cittadini come una delle nostre priorità sul quale, lo diciamo senza mezzi termini, in gergo sindacale si chiama così, avviare ed aprire ufficialmente una vertenza con le controparti. Regione Umbria rispetto al piano sanitario regionale, perché vorremmo capire quali sono le scelte che sulla questioni sanitarie si stanno facendo e quelle scelte che tipo di ricadute hanno e che tipo di indirizzo hanno sulle questioni relative al territorio dell'Umbria del Sud.